Ed è un altro giorno che stiamo insieme, ci guardiamo da una videocamera e sto vestito come allora. Allora mi chiedo perché te lavi. Il bello è che sto registrando da 3 ore nello stesso giorno. E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Qui è Pablo Giallo Rosso. Aia, perché ho fatto sta cosa? Vabbè. Siamo qui oggi con la flop 5 esterni del campionato. Ovviamente, prima le top, poi flop. Prima il dovere, poi il piacere. Oddio, non credo che il flop sia un piacere, però vabbè, sono dettagli. Magari se uno qua vede un giocatore avversario alla sua squadra del cuore, gode, e quindi ovviamente è un piacere. Però ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e nemmeno in discorsi banali e stupidi. Scrivete come sempre nei commenti la vostra flop 5, ma prima ascoltate cosa io ho da dire a vosotros. Al quinto posto troviamo il flop Niang. Niang al Torino si deve rilanciare e pertanto non sta facendo una mazza, quindi non si sta rilanciando manco per niente. Niang in questo momento è un flop, peccato perché ha delle qualità. Al Milan ogni tanto con molta discontinuità l'ha mostrata, anche in Francia. Ragazzi, è un giocatore che va preso bene perché è un giocatore che può fare partite bellissime e partite davvero inguardabili. La qualità ce l'ha, gli manca la costanza, gli manca ancora esperienza. La deve fare, questo passo non la farà mai, secondo me. C'è uno di quei giocatori che o esplode oppure ciao a tutti. Al quarto posto c'è Federico Bernardeschi della Juventus. L'anno scorso uno dei migliori centrocampisti esterni del campionato, con la Fiorentina devastante. Quest'anno con la Juventus non sta rendendo, scusate, quanto una persona voleva o si aspettava da lui. Non è che uno può pretendere tanto perché la Juventus ha un organico molto ampio e molto di qualità. Quindi si sapeva che Bernardeschi non sarebbe stato titolare fisso, non sarebbe stato il top player della Juventus. Però ragazzi, Bernardeschi quando entra o fa il fenomeno tipo quella partita col Verona in cui hanno annullato un gol, oppure non si vede e fa la mummia e come la partita con la Roma, cioè con la Roma Bernardeschi è entrato con Marchisio e ha fatto zero. Bernardeschi è questo quest'anno, magari può migliorare sempre come tutti nell'arco di questo campionato, infatti poi vedremo a fine anno i top e flop come si saranno evolute le cose, ma in questo momento io lo ritengo un flop. Al terzo posto c'è Nani della Lazio, anche lui è arrivato con molte aspettative alla squadra biancoceleste per via di motivi molto, come si dice, apparenti, se si può dire così, molto, insomma, conosciuti. Nani non ha giocato molte partite, quasi mai da titolare, forse mai da titolare. Nani ha avuto problemi fisici in questo avvio di campionato che gli hanno caratterizzato le sue prestazioni, anche la sua presenza in campo, ma quando entra per me non lascia mai il segno e fino a questo momento non è riuscito a lasciare un segno con la Lazio. Al secondo posto c'è Berardi del Sassuolo. Berardi quest'anno, tra via dei problemi fisici, che ormai è la sua croce, e prestazioni davvero da fantasma, quindi prestazioni fantasmagoriche, Berardi quest'anno è davvero una cascara che voi sapete cosa, cioè mi fa arrivare al latte alle ginocchia. Quest'anno Berardi è riconoscibile. Allora, io quest'estate l'avrei presa alla Roma Berardi come esterno, perché per me è un giocatore importantissimo, forte, e che ha fatto stagioni davvero interessanti e molto belle, nonostante siano state caratterizzate sempre da problemi fisici e discontinuità. Questo è Berardi, ma su questo fattore si può lavorare. Quest'anno tra Bucchi e Iachini non sono riusciti ancora a tirar fuori il Berardi che aveva creato, o lo Berardi, no, come che si dice? Il Berardi, oppure Berardi che conosceva, che aveva plasmato Eusebio Di Francesco. Al primo posto c'è Grégoire de Fraile della Roma. Lui non è esterno, lui è una punta, però quest'anno ha giocato tutte le partite da esterno, pertanto lo considero un esterno flop. Quest'anno De Frele per me è un flop clamoroso, pagato tantissimo, eccessivamente, ovviamente pagato tantissimo, 20 milioni dal Sassuolo, e ragazzi sta rendendo quanto un giocatore che ne vale 3, perché lui entra in campo quando gioca, ora è morto, si è rotto la clavicola, se non dico una cavolata, contro il Genoa si è infortunato, ma già è stato infortunato prima, tipo sempre per un mese, ma quando viene chiamato in causa non lascia mai traccia, non lascia mai un segno, mi ricorda molto i Turbe, la gente dice i Turbe chic, no, i Turbe De Frel. Allora ragazzi, questo video può finire qui, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, e Pablo Giallorosso è tutto, adios.